Data la situazione, da come siamo stati trattati in questi, diciamo, un giorno e mezzo, sicuramente Brindisi non sarà una delle mie mete per venire a prendere una nave oppure qualche meta turistica, perché veramente è uno schifo. Si riassume con queste parole, cariche di rabbia mista a rassegnazione, il disagio che in queste ore stanno vivendo 700 passeggeri che ieri sera alle 20 sarebbero dovuti partire per la Grecia da Brindisi con il traghetto Larx della Ignazia Seaways, ma che, come già successo altre volte nelle ultime settimane, non è mai arrivato a Punta delle Terrare, dove è previsto l'imbarco, bloccando comitive di amici, intere famiglie e turisti diretti a Corfù. Un disagio che questa mattina si è trasformato in una esplosione di rabbia quando anche alle 6 ai passeggeri ormai in attesa da ore si era prospettata la possibilità di partire con un traghetto alternativo che serve una delle rotte per l'Albania. Mi chiamo Luigi, vengo da Castellammare. Alle 8 ieri sera dovevo partire la nave, ha ritardato di 6 ore. Da 6 ore siamo passati a 8, da 8 ore è passata una giornata, ma ci dicono che deve partire stasera. Io non penso proprio che stasera parte la nave, però onde evitare di perdere i soldi del biglietto e di quant'altro, aspettiamo. Dove eravate ieri? A Corfù. Siamo circa 700 persone, più altri 1000 che devono arrivare, quindi ti lascio immaginare il disagio che c'è. La notte dove l'avete? L'abbiamo trascorso qui nel porto, in piedi, noi insieme anche a dei bambini piccoli, che non so come hanno trascorso la notte. Con l'intemperie non ti dico, guarda, è una cosa tremenda, non l'auguro a nessuno. I passeggeri che hanno deciso di passare la notte nel terminal sono stati ospitati dalla società Il Mondo, che ha messo a disposizione il salone superiore per i bambini. Devo pur tuttavia citare questo signore, il proprietario del bar lì, che ha messo a disposizione la sala ed altri locali per permettere alle persone di dormire, ma al momento noi non sappiamo alcunché. Per assurdo desideremmo sapere almeno che non ci sono più possibilità di partire, ce lo dicessero. Ad alimentare il malcontento delle 700 persone rimaste bloccate al terminal, la mancata risposta da parte dell'agente marittimo della compagnia greca, ma anche il silenzio delle istituzioni locali. Purtroppo registriamo una esasperazione crescente, perché siamo qui da ieri sera alle 8 e dal momento sono soltanto le 11:15, non abbiamo proprio alcun tipo di informazione. Quello che lamentiamo, oltre al gravissimo disagio, è l'assenza completa di una figura ancorché minimamente rappresentativa, non soltanto di livello istituzionale, non c'è nessuno, nessuno. Dopo una nottata trascorsa con sistemazioni di fortuna, abbiamo saputo, dopo che gli agenti turistici della stessa compagnia sono scappati via, abbiamo saputo che la nave in realtà non era mai partita. Nemmeno quella in sostituzione, cioè la Red Stars, quella della compagnia albanese, una volta che ha attraccato qui a Brindisi, non è più salpata perché mancavano le autorizzazioni per farla arrivare in Grecia. In tutto questo il problema principale, a mio avviso, riguarda il fatto che, nonostante siano arrivate decine e decine di segnalazioni, forse anche centinaia nel corso della nottata, alle forze dell'ordine, a partire dai carabinieri, alla questura, alla capitaneria di porto, alla finanza, nessuna delle autorità si è degnata di farsi da tramite, tra le esigenze dei passeggeri e quelle che erano le autorità preposte per farci avere informazioni. Questo, secondo me, è l'aspetto più preoccupante di questa vicenda. A presidiare la situazione polizia e guardia di finanza, un piccolo accenno ad una manifestazione di protesta, ma l'allarme è rientrato immediatamente. Siamo arrivati qua ieri sera alle 6:30, avevamo la nave alle 8, però è stata slittata alle 2 di stanotte. Dalle 2 di stanotte dovevamo imbarcarci alle 5 di stamattina, però purtroppo i dipendenti che dovevano esserci dietro la postazione per il check-in non ci sono stati, cioè sono scappati tra virgolette, proprio per paura che ci fosse una ribellione. Infatti se ne sono andati e noi siamo rimasti qui con la speranza che arrivasse questa nave, ma la nave siamo andati anche a bloccare il porto con delle macchine, ma stessi finanzieri ci hanno detto che era proprio inutile fare una cosa del genere, perché altrimenti ci sarebbe stato poi un sequestro di persone, un sequestro delle auto, e quindi comunque era una rivolta che non portava a nulla, anzi soltanto magari dei benefici a loro e non a noi. Se le cose dovessero restare così, l'unica alternativa sarebbe al momento uno dei traghetti per l'Albania in partenza questa sera alle 19, ma lo stesso però ha già prenotazioni per oltre 700 passeggeri diretti a Valona, il che bloccherebbe ulteriormente i passeggeri che devono arrivare a Corfù. È stata una presa per il culo, che comunque non ci davano una notizia specifica, non è che dicevano sicuro parte alle 6,
Ogni due ore dicevano ritarda, e alla fine non è arrivata proprio. Ma siamo arrivati, sono le 10 del mattino. Comunque su internet stanno scritte anche varie cose, che comunque questa nave è vecchia da 40 anni, questa nave, sono molti anni che ha problemi. Allora, all'inizio dicevano che erano problemi a varia motore, invece successivamente hanno detto che poiché in Grecia già da 2-3 volte per sostituire appunto questa nave è arrivata una nave dell'Albania. Però essendo la quarta volta la Grecia, diciamo, il Parlamento greco non ha voluto accettare di nuovo di far approdare una nave albanese e quindi è stata questa la seconda motivazione che ci hanno dato. Dovreste partire stasera? Dovremmo, alle 8. Un rimpianzo, cioè in qualche maniera li rimborsano, c'è qualche... Hanno detto che comunque in ogni caso dobbiamo aspettare 24 ore perché loro devono garantire la partenza in 24 ore, quindi se non parte alle 8, che noi dovevamo partire alle 8 ieri sera, saranno passate più di 24 ore e ci verrà rimborsato l'intero viaggio. Alcune indiscrezioni hanno anche parlato di eventuali possibili utilizzi delle navi della compagnia Grimaldi, che però attraccano a Egumenizia e Patrasso. Per raggiungere quindi Corfù bisognerebbe effettuare un altro imbarco. Siamo andati in albergo ringraziando il cielo, un'agenzia che ci ha pagato tutte le spese. E niente, adesso siamo praticamente dalle 5 a ora, che ore sono? Alle 11. Siamo svegli da 15 ore, ma sono soltanto le 11, quindi niente, siamo qua. Ma non tanto per noi, ma i ragazzi, i bambini, gente che si sente male, bambini piccoli, cioè alla fine è quello il disagio. Oramai suona tutto un po' come una barzelletta. Intanto c'è il signore dietro al box del check-in che si è rintanato e non si sa che fine abbia fatto. Comunicazioni ufficiali non ce ne sono, quindi niente. Mentre il comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi, Mario Valente, sta valutando la possibilità di altre soluzioni in contatto con autorità marittime e forze dell'ordine, i passeggeri restano in attesa anche perché gli armatori non hanno messo a disposizione nessuna struttura alberghiera per far fronte al problema. Noi comunque siamo disperati, si vede forse anche dalle nostre facce, perché non abbiamo dormito, sembravamo dei profughi per terra, tutti sporchi, sono da due giorni che non ci possiamo lavare, i bagni che fanno pietà, cioè stiamo proprio delirando, tra virgolette. Il rischio per tutti i passeggeri, la maggior parte dei quali viene dal centro Italia, è che se la situazione non dovesse cambiare, molti sarebbero costretti a tornare nelle proprie case rinunciando alla vacanza, con la ripromessa di farla pagare cara in termini di cause civili e risarcimenti alla compagnia che ha causato l'enorme disagio. Inutile parlare dei danni conseguenti a questa disgraziata coincidenza. Non sappiamo nulla, abbiamo perso prenotazioni, coincidenze. Penso che verranno puniti queste persone perché non è così che si agisce, anche perché questa nave ha un disagio non da oggi, sono già 10 giorni che sono accaduti questi eventi. Beh, che dirti? Spero solo che i trasgressori verranno puniti e sarà fatta giustizia. Non fa niente lavorare tutto un anno per vedere sfumata una settimana di vacanza che fa. Tra l'altro abbiamo preso le ferie, quindi... Di certo, da questa situazione il porto di Brindisi ne esce sicuramente mal ridotto. Un vero e proprio autogol che la città forse non meriterebbe. Comunque sempre a spese nostre.